un giorno, nei quartieri poveri di Calcutta, ho visto una donna che giaceva sul marciapiede. Era debole e magrissima. Si vedeva che era molto malata e l'odore del suo corpo era così forte che stavo per vomitare. Sono andata avanti e ho visto dei grossi topi che mordevano il suo corpo e mi sono detta: questa è la cosa peggiore che ho visto mai in tutta la mia vita. Volevo andarmene via il più presto possibile, dimenticare quello che avevo visto e non ricordarlo mai più. E ho cominciato a correre, come se correre potesse aiutare quel desiderio di fuggire. Ma prima che avessi raggiunto l'angolo successivo della strada, una luce interiore mi ha fermata e sono rimasta lì, sul marciapiede del quartiere povero di Calcutta, che ora conosco così bene. E ho visto che quella non era l'unica donna che vi giaceva e che veniva mangiata dai topi. Ho visto che era Cristo stesso a soffrire lì, su quel marciapiede. Sono tornata da quella donna. Ho cacciato via i topi e l'ho riportata al più vicino ospedale. Ma ci hanno detto di andare via. Abbiamo cercato un altro ospedale con lo stesso risultato, finché non abbiamo trovato una camera privata e io stessa l'ho curata. Da quel giorno la mia vita è cambiata. Il mio progetto è stato chiaro. Avrei dovuto vivere per il più povero dei poveri, accanto a lui, su questa terra, dovunque lo avessi trovato. Dal Teatro Comunale di Ferrara, buonasera e benvenuti alla terza edizione del Premio San Michele Arcangelo. Buonasera a tutti voi, le parole erano di Madre Teresa di Calcutta. Tosca d'Aquino le ha lette per noi e la ringraziamo. San Michele Arcangelo, il santo patrono della Polizia di Stato. Il suo nome in ebraico significa chi è come Dio. E da sempre è uno stimolo della fede, un po' come i poliziotti che tutti i giorni lavorano per difendere la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Abbiamo parlato tanto con Fabrizio questa sera nel preparare questa serata del valore del lavoro della polizia, sicuramente lotta al crimine, però abbiamo calcolato anche che la polizia è sempre in grado di stare vicina ai più deboli, agli anziani, a chi ha bisogno comunque d'aiuto. E abbiamo visto che quando hai bisogno d'aiuto la porta della polizia è sempre aperta e c'è sempre qualcuno pronto lì ad accoglierti. Insomma, per la polizia l'espressione essere al servizio cittadino non è una formula vuota. Proprio per questo abbiamo voluto iniziare questa serata con le parole importanti, profonde, dolci di Madre Teresa, una piccola grande donna che ha fatto dell'amore per gli altri la sua bandiera. E abbiamo pensato che la bontà rappresenti qualcosa di assolutamente contagioso. Allora, noi questa sera premieremo due iniziative che sono state realizzate, che continuano ad essere realizzate dalla Polizia di Stato. E dovendole sintetizzare in un unico aggettivo, le abbiamo provate? Beh. Per ora non possiamo anticiparvi nulla, diciamo solo che quando ci si dedica agli altri e si aiuta davvero chi ha bisogno, beh, insomma, la vita, anche se difficile, anche se complicata o addirittura dolorosa, può essere comunque bella. Disappears.
Grazie. No! Lo so, non è molto formale il modo in cui ci siamo salutate, ma quando si vuole bene ad una persona si può fare anche questo. Il maestro Maurizio Billi, la banda musicale della Polizia di Stato. La vita è bella! E come se lo è! Allora, questa piccola, grande donna ha messo la sua arte a servizio della pace in tutto il mondo. Che cosa vuol dire solidarietà per Noa? Per prima cosa, buonasera. Buonasera. Perdonatemi, il mio italiano è limitato, ma io voglio ringraziarvi per avermi invitata qui. Per me la solidarietà è quando il concetto di noi è più grande e più importante del singolo, di io. C'è una frase che io amo molto ed è: per una tragedia che succede non è necessario che le cattive persone facciano qualcosa, sufficiente che le buone persone facciano nulla. Secondo me, sì. Ogni persona deve prendere la responsabilità per il suo futuro e per il futuro di tutta l'umanità. Scusate il suo italiano, non è perfetto, ma... Piano piano. Questa stella che questa notte brilla con noi, nella serata di San Michele Arcangelo, tornerà a trovarci più tardi. Noa, grazie. 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 Allora, la Polizia di Stato è sempre, sempre, lo abbiamo detto questo, vicina alla gente. E tra le storie che raccontano come sia bella la vita quando la prende in carico persone, gente, come quelle che lavorano all'interno della Polizia di Stato, noi abbiamo scelto due storie. La prima ha dei protagonisti, che sono dei poliziotti, dei cavalli e un fondamentale protagonista, tanto, tantissimo, amore. L'obiettivo principale che si pone l'ipoterapia è quella di far raggiungere dei piccoli traguardi al bambino. Ti rendi conto che anche se sono dei piccolissimi passi che fanno, per loro sono enormi. Siamo arrivati qui, abbiamo trovato un ambiente accogliente, veramente molto disponibile, e Riccardo viene molto volentieri. Bisogna farlo ovviamente con tantissimo amore, con tantissimo impegno, perché è una cosa che viene ovviamente dal cuore. L'ipoterapia, ok, è sicuramente una cosa positiva per i ragazzi, però il poliziotto fa una sorta di esercizio attraverso l'ipoterapia, migliora il suo modo anche di confrontarsi con il prossimo, di confrontarsi con la sofferenza. D'altra parte, l'attività del poliziotto è confronto con la sofferenza tutti i giorni. È uno scambio, cioè è uno scambio di emozioni, di sensazioni, di... è indescrivibile. Questo viene fatto anche al di fuori dell'orario di servizio, infatti con alcuni bambini il rapporto prosegue oltre l'orario in cui loro vengono qui. Ci è stato proposto questo corso e chi l'ha fatto è perché ovviamente lo sentiva fortemente. Ovviamente con la presenza del cavallo e dell'uso di una divisa siamo agevolati ad utilizzare questa nostra condizione come una porta d'accesso. Gli effetti sono stati, devo dire, miracolosi per quanto riguarda Riccardo. Oggi so che Stanley Brown ha una sicurezza verso altre persone
che 10 anni fa non c'era. Mi dà sicurezza, quindi abbiamo notato degli effetti, dei grossi benefici anche a scuola e nella vita di tutti i giorni. Stanislao oggi è capace anche di prendere un autobus da solo. Oggi Stanislao è capace di tornare dal centro o dall'ufficio da solo a casa. Quindi ci sono tutte le cose che noi 10 anni fa non pensavamo mai di essere in grado di insegnarlo. Quindi questo secondo me è importante, che loro, i genitori, si rendano conto che i loro figli fondamentalmente possono fare, con un po' più di difficoltà ovviamente, però possono fare quello che fanno gli altri. Queste immagini importanti, così belle, realizzate dall'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Polizia di Stato, ci hanno raccontato il legame che si può instaurare fra un bambino, fra un ragazzo e un cavallo. Un rapporto fatto di fiducia e di amore che può aiutare appunto i bambini con problemi psicofisici a superare i propri limiti. E comincio questa conversazione salutando Violante Marano. Lei è assistente capo della squadra cavallo Trastevere a Roma, è appassionata di cavalli naturalmente e da 10 anni regala il suo tempo libero all'ippoterapia. Ci racconta bene che cos'è l'ippoterapia? Ippoterapia significa terapia a mezzo del cavallo. Infatti l'ippoterapia utilizza l'equitazione come terapia riabilitativa di alcune patologie, quali ad esempio l'autismo, la sindrome di Down, alcune forme di paralisi, disturbi del comportamento e disturbi del linguaggio. E questo vostro progetto a chi è rivolto in particolare? È rivolto ai ragazzi dai 4 ai 40 anni con disabilità fisica, motoria e cognitiva. E noi come Polizia di Stato mettiamo a disposizione presso la nostra caserma, la caserma La Marmora di Roma, 2 volte alla settimana 2 associazioni, da settembre a giugno, i nostri cavalli, il nostro maneggio e nonché la nostra selleria. Il nostro compito in primis è quello di individuare il tipo di cavallo idoneo per poter svolgere questa attività. Dopodiché gestiamo il cavallo all'interno del maneggio, conduciamo il ragazzo facendogli fare gli esercizi che man mano gli vengono richiesti dal terapista. Il nostro è un lavoro di equipe che vede coinvolte diverse figure professionali, ognuno ha un proprio compito. E nella nostra, per esempio, caserma operano sia noi agenti pubblica sicurezza che psicologi e nonché neuropsichiatri che terapisti delle 2 associazioni. Ecco, e quali sono i benefici che una persona può avere da questo rapporto col cavallo, quindi dall'ippoterapia? Il fine dell'ippoterapia è quello di donare benessere. Inoltre il contatto fisico e il feeling che si instaura con l'animale sono dei canali emozionali che fanno acquisire al ragazzo fiducia in se stesso. E inoltre la particolare andatura del cavallo rievoca la cadenza umana, apportando dei grandi benefici a chi non è in grado di camminare. Inoltre migliora l'equilibrio, il rilassamento muscolare, e inoltre sviluppa anche la concentrazione, la memoria. Sono notevoli i benefici che il cavallo ha sui bambini. Ecco, e che caratteristiche deve avere un cavallo per essere utilizzato nell'ipoterapia? Il cavallo deve corrispondere a alcune caratteristiche morfologiche, ossia non deve essere troppo alto né troppo basso, circa 1,50 m o 1,60 m al garrese. Inoltre deve essere un cavallo ben addestrato, docile, prevedibile, e deve essere un cavallo paziente, quindi deve stare fermo durante le sedute e le discese dei ragazzi. Inoltre deve essere abituato a un operatore che gli cammini a fianco e noi come cavalli di ippoterapia utilizziamo i cavalli che quotidianamente usiamo per i nostri servizi di pattugliamento all'interno dei parchi e delle ville della nostra città che è Roma. Grazie, grazie a Violante Marano, assistente capo della Polizia di Stato. Grazie a voi. Volata in cielo, e i bimbi ancora stavano a giocare, e gli avrei regalato il mare intero pur di vedermi arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro,
per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità anche restasse un solo uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliere gli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, e questa maledetta notte dovrà ben finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, continua a scrivere la vita tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità, è così vera in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono. Chiamami sempre amore. Noi siamo amore. Hanno ragione, mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa, parli di sesso, prostituzione, di questo han voglia, se non l'ha capito già, e che gli dico
guardi, non posso. Io quando ho amato, amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue gambe, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro. E quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai parando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta, con il freddo che fa qui. Ma il tempo emigra, mi ha messo in mezzo, non sono capace più di dire un solo no. Ti vedo e a volte ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa? Fa la mia vita, fa la tua vita, tanto doveva prima o poi finire lì. Ridevi e forse avevi un fiore, non ti ho capita, non mi hai capito mai. Scrivi fiori, scrivi canzoni, e più mi scrivi, più sei bravo e fai da me. Tanto che importa a chi le ascolta, se lei c'è stata o non c'è stata, e lei chi è? Fatti pagare, fatti valere, più abbassi il capo e più ti dicono di sì. E se hai le mani sporche, che importa, tienile chiuse, nessuno lo saprà. Milano mia, portami via, fa tanto freddo, schifo, e non ne posso più. Facciamo un cambio, prenditi pure quel po' di soldi, quel po' di celebrità, ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni e una ragazza che tu sai. Milano, scusa, stavo scherzando. Luci a San Siro non ne accenderanno più. Roberto Vecchioni. Allora. No, c'è questo. Ah, benissimo. Non so se avete fatto caso, ho fatto la prima e l'ultima canzone della mia vita. Esatto, ma questa era la domanda. No, non l'ultima, perché non ce n'è un'altra dopo. No. Allora, l'ultima per ora. Se voi stimate che l'ultima che abbiamo sentito, cioè la prima, quest'anno compie 40 anni. E da quell'album Parabola siamo ancora tutti quanti qui a cantarla, e poi arriviamo a Chiamami ancora amore e siamo tutti quanti lì che la cantiamo. Dobbiamo dedurre che il professor Roberto Vecchioni sappia cosa voglia dire donare amore agli altri, perché questo è amore.
Sì, beh, no, non è una missione poi così complicata nella vita. Direi che viene spontaneo, perché se non ami gli altri cosa fai nella vita? Ti metti a giocare a scacchi tutta la giornata. La cosa più importante è amare gli altri. E amare, tu sai benissimo cosa significa la parola in sé, non è che ami soltanto quelli che ti fanno del bene, si amano un po' tutti, anche sì. Quelli che... Sì. Lo diceva uno con i capelli lunghi una sì. Volta. Barbe baffi. Bene, poi, altra cosa che fa Roberto Vecchioni, io ho sempre invidiato, non so voi, i suoi allievi. Io ho detto, ma pensa... Ma va bene, perché lui poi è un signor professore, cioè le interrogazioni le fa sul serio. Però li ho sempre invidiati, perché tu non hai smesso mai. No, ho cominciato prima a insegnare e dopo a cantare. Quindi sì, ho capito, sono però, 50 certo anni punto... che io vado a scuola. Adesso sono in pensione, ma sono... all'Università di Pavia, uh-huh. E insegno una materia molto bella che è forme di poesia in musica. Quindi una materia, sì, dall'antichità ad oggi, tutti i testi musicali li andiamo a cercare, li studiamo, li guardiamo. D'altronde il fondamento, prima hai detto amore, c'è l'altra parola magica che sono i giovani. Sì. Sono due parole meravigliose, l'amore per una cosa, i giovani per un'altra, e non dovremmo mai, mai, assolutamente mai fare del male ai nostri giovani. Fare del male significa dare degli esempi sbagliati. Perché non contano le parole per i giovani, contano i fatti. Dovremmo essere noi a far vedere ai giovani com'è la vita. La vita è come gliela mostriamo noi e loro impareranno così la vita. Se vengono su storti è perché noi non gli abbiamo dato degli esempi adeguati. Professor perché i giovani per sé sono tutti dritti. Professor Vecchioni, mi dà sotto braccio? Certo. È suonata la campanella. Ma non andiamo. Dobbiamo dalla destra. No, andiamo di qua, andiamo di qua. Si fidi una volta anche di quelli, insomma. Scusate, Roberto Vecchioni. Ed ora stiamo per incontrare un grandissimo artista, che è un vero e proprio ambasciatore del nostro paese nel mondo. Da una parte, certamente per la sua incredibile bravura, ma anche per il fatto che ogni giorno lui sta in un posto diverso. Per fortuna questa sera è qui a Ferrara. Arturo Brachetti! Buonasera! Che piacere! Buonasera. Che piacere! Buonasera. Grande Arturo! Da dove arrivi? Da dove arrivi? Dal Canada. Dal Canada? Dal Canada, sì. E domani dove sarai? A Parigi. La prossima settimana a Parigi. Sì. Quindi, ma è vero che tu per spostare il tuo spettacolo ti porti dietro tre tir? Sì, tre tir di roba, assistenti... È un bel circo che si muove. È sì. una grande famiglia, un circo. Sì, una famiglia, grande... insomma, si bisticcia, ma si è in famiglia. Dunque sei stato fortunatissimo questa sera a trovare parcheggio qui davanti al Teatro Comunale. No, ma stasera non sono venuto coi tir, eh. No, perché non è... i tir stanno andando per conto loro. Scusa, sei venuto da solo? Sono venuto da solo, mi sono portato solo il mio portafortuna, che è qua. Che portafortuna c'è? Eccolo qua. Che cos'è? È un capello. Chiamano capello? No, non è tuo, sì, sicuramente. Su questo non c'è dubbio. Come non è un capello? Un capello è tutto uno spettacolo. Perdonami, ecco, che ci fai con un capello? Non ti inquietare. Ah, sì? No, sta tranquillo, perché con un capello si fa tutto. Arturo Brachetti e il suo capello. C'è, eh? Non è invisibile, c'è. Se uno vuole, c'è. E con questo si fa tutto. Thank you.
Canato! Tutta! Ha! 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 Vedete che si può sognare con molto poco se uno vuole, no? Ma anche meno, anche meno. Uno può anche solo guardare il cielo e scrutare, che ne so, le stelle, vedere la luna, la luna, la luna piena, è meravigliosa. Io spesso esco di notte e mi trovo davanti alla luna piena. E forse sono un po' vampiro, forse sono solamente innamorato. Amo la luna piena. Questa meravigliosa e misteriosa amante che entra nelle nostre finestre un po' come una ladra e trasforma le nostre pareti in schermi magici dove io posso inventare per me e solo per me tutto un mondo. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel di Pisa! La morte del cigno. La 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 la. Ah! Oh, che fai? Ehi, lasciami stare. Ai, lasciami stare. Shut up.
professoressa di latino, E invece questo sono io a scuola. La foresta, ullala. Quella. Ma il papà di Bambi. Di da da di da da di da da di. Di da da hamburga sia ho, hamburga tero ullala. L'elefante peloso, mi sono dimenticato di depilare il braccio. Steven Spielberg, 1, 2 and 3. Bam 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 bam. E Ciccio fermo, fermo lì, Ciccio. Ma guarda chi c'è. Ehi, ehi, Ciccio, ehi. Ehi. Là. Via! Arturo Brachetti. Grazie, grazie mille. Carissima. La prego, mi raggiunga. Ah, mi prego nella... Beh, qui, la... Le boudoir. Merci. Oui, nel boudoir. Da oggi in poi, quando troveremo un capello, non saremo più gli stessi. Dite la verità. Questo. Era uno dei tuoi, era. era uno dei miei. Quest'uomo geniale, sta per debuttare a Parigi? Sì, tra pochi giorni ripartiremo a Parigi per la terza volta quest'anno, sì. Con Chuck si gira, che è uno spettacolo in cui interpreto 80 personaggi. 80, che è una bella faticaccia, eh. Ah, 54 anni va bene, no? 54 anni, ma non faccio una grafica. Mamma mia. Mi tagli in due, conti cerchi, sono 54. Ma quando arrivi in Italia? In Italia arriva subito dopo, nelle grandi città italiane, Roma, sì. Torino, Milano, Firenze, Bologna. Sì, quindi sì. Da Ferrara tutti quanti a Bologna? Beh, sì, con la macchina, dai. Fanno 200 km per andare in discoteca e fai 50 per andare a teatro, no? Arturo Brachetti! Arriviamo. Arrivederci. Grazie a tutti, buona serata. Adesso... Una giovanissima artista, giovanissima perché è giovanissima, giovanissima perché il suo grande successo è partito dall'età di 15 anni, perché tanti ne aveva quando è arrivata al Festival di Sanremo. Oggi è una donna, una mamma, una donna assolutamente realizzata che non dimentica mai di essere attenta alle necessità degli altri. Anna Tatangelo. Questo amore canta.
Danno scene irripetibili. La tua bugia a una ragazza di periferia. E tu, ragazzo di città, mi racconti parlando con gli amici. Gioco sopra la mia storia, riderai delle mie sere stupide, dove fingevi un brivido. Con te ho speso tutta la mia età, cosa ne farò di quelle frasi scritte sul telefono? Questo amore incancellabile, cosa ne fa? Le rileggerò per poi pensare che di te solo un messaggio resterà, ma la verità è solo danno scene irripetibili. La tua bugia a una ragazza di periferia, a una ragazza di periferia. Molto bene. Allora, siamo partiti da ragazza di periferia, però di strada. Sono passati 10 anni. 10 anni? Quasi 10 anni, sì. Sembrano tantissimi. È vero, è vero. Però ne avevi 15, per cui. Sono cambiate un po' di cose. Io devo dire che sono molto emozionata questa sera. Perché? Perché è una serata particolare. Poi, quando si tratta di solidarietà, quando si tratta di persone, appunto, della polizia che comunque fanno tanto per la società, è sempre una grande emozione venire qui a dare in qualche modo un piccolo contributo e in un certo senso anche da parte mia un piccolo ringraziamento. Anna Tatangelo, che noi però non facciamo andare via senza aver cantato, è pesante, quella lì, sì. Quella lì. L'ho presentata in un altro teatro, ossia dell'Ariston, stasera invece la canto qui. Questo non è da meno, è bellissimo. È bellissimo, sì, questo, sì. Teatro. Anna Tatangelo, Bastardo. Questa parte di te, davvero, la ignoravo, non me l'aspettavo davvero, è come per il più potente veleno, che amare. A non recuperare ti prego, tanto più paghi ancora meno. Lascia il silenzio la sua verità. Aspetta.
Voglio dirti quello che sento. Fatti morire nello stesso momento. Aspetta un po'. Voglio affrontarti senza fare un lamento. Voglio bruciarti con il fuoco che ho dentro. Per poi vederti cenere. Bastardo. Fa soffiare su di te. Spezzata in due dal dolore, mentre ti amavo tu facevi l'amore per gioco. Lasciami sognare la vita, l'hai detto tu, quando è finita, io vado. Chissà se un giorno poi mi passerà la rabbia che porto nel cuore. Voglio dirti quello che sei. Quello che sento. Farti morire nello stesso momento. Bastardo. E poi vederti cenere. Bastardo. Ma purtroppo tocca a me soffrire, gridare. Ti amo, bastardo. Grazie. Grazie a tutti. Bravissima! Anna D'Angelo! Brava! E torniamo a parlare di prossimità e solidarietà con una seconda storia che è ambientata in mare. Alcuni poliziotti, con una barca a vela, cercano di aiutare quei ragazzi che spesso, in maniera molto superficiale, vengono definiti difficili, ma che forse avrebbero solamente bisogno di fiducia per potersi realizzare. Servizio terminato. Progetto Doppia Vela Solidale,
Sono l'assistente capo Stefano Rattazzi e l'operatore scelto Domenico Caruso. Bravi, prima di tutto bravi e grazie. Sono due poliziotti appassionati di vela, uno è di Savona e uno è di Peschiera del Garda, nonostante intanto una distanza chilometrica ovviamente che vi divide, nonostante i tantissimi altri progetti che dovete curare, cioè la vostra carriera, il vostro lavoro di tutti i giorni, Stefano Rattazzi, siete stati capaci di creare questo progetto così importante. Come avete fatto? Intanto l'amore e la passione per, nel vivere il mare, l'importanza del lavoro che svolgo tutti i giorni come poliziotto di quartiere, quindi come polizia di prossimità, sono gli ingredienti fondamentali. Poi nel 2007, grazie al portale internet del Ministero, appunto denominato Doppia Vela, ho avuto la possibilità di conoscere Domenico, appassionato di vela come me, con il quale abbiamo cercato di espandere la prossimità oltre l'orario di servizio, rivolgendosi a quei ragazzi forse più distanti dal poliziotto. Quei ragazzi, Domenico, io mi permetto di chiamarvi così, direttamente col vostro nome, come farei in barca, facciamo così, allora facciamo finta di non dover toccare la vostra divisa. Il mare che ha un effetto riabilitativo su questi che vengono con troppa facilità, dicevamo forse, chiamati ragazzi difficili, in che modo il mare e voi insegnate? In una barca a vela le dinamiche di gruppo sono amplificate perché si convive in spazi ristrettissimi e si perdono i punti di riferimento tradizionali, quelli certo, essendo in mare aperto. E questo crea una sorta di società in miniatura dove le emozioni e le relazioni sono portate all'estremo, alla massima intensità. Oltretutto i ragazzi imparano a rivestire un ruolo, ma soprattutto a rispettare il ruolo degli altri. Questo per raggiungere tutti lo stesso scopo, che è la navigazione, ma soprattutto la sicurezza, la salvaguardia del gruppo. Tutto questo sotto la guida di un poliziotto che è il comandante, che aiuta ad approfondire anche certi temi come la legalità, il rispetto delle regole, insomma, e i ragazzi imparano anche a vedere il poliziotto sotto un'ottica diversa, che non è più quella della polizia vista come repressiva, ma in realtà la vera essenza del poliziotto come strumento di aiuto alla società. Sì, perché Capitani Coraggiosi vi ha chiamato questa mamma in questa lettera, ed è vero, voi siete questo. Stefano, lei non ha una barca? No. Vorrei essere un armatore stasera, Stefano. Non so, c'è qualcuno che ha una barca qui da poter donare, lo diciamo seriamente, a Doppia Vela Solidale? Casomai, volendo, se qualcuno ha in mente di donare una barca, noi siamo qua. Perché sono due persone eccezionali, questi due poliziotti. Lei fa i salti mortali, Stefano, per riuscire a portare avanti questo lavoro. Come fa? Beh, innanzitutto non è importante che non abbia la barca, è importante che questi ragazzi non abbiano la loro. E avere la possibilità di dedicarsi a 360 gradi, a accudirla come fosse un animale domestico, a provvedere direttamente alla manutenzione, a renderla sempre affidabile, farebbe vivere questa esperienza non più da ospiti come oggi, ma sicuramente da protagonisti. Il fregiarsi nel partecipare a eventi, manifestazioni con la loro barca, con la barca che sentono loro, che porta il loro nome, sarebbe sicuramente motivo di orgoglio personale, di gruppo, un orgoglio di vero equipaggio. Di vero equipaggio. Domenico, la polizia vive secondo le regole e fa vivere la società secondo le regole, e le regole del mare sono quelle da cui non si può sgarrare mai, come quelle della polizia. Certo. Ed è incredibile come in realtà il mare riesca anche a cambiare le persone, perché praticamente quando ci si mette a confronto con il mare si apre tutta una serie di sensazioni che non si pensa di poter vivere durante la vita quotidiana. Il mare permette un'introspezione molto particolare. Permette di conoscere e addirittura a volte superare i propri limiti, proprio perché ci si mette a confronto con un elemento così totalizzante come il mare. Io e Stefano seguiamo i metodi di una scuola di vela francese, che sono i Glénin, che
intendono la vela e il mare come scuola di vita. Io addirittura vorrei andare oltre e parlare di terapia dell'anima. Forse non a caso la parola greca nemos, vento, è anche l'origine della parola anima. Il vento, che è il motore del nostro andare per mare, è anche in questo caso il motore del nostro percorso di crescita personale. Doppia vela solidale, l'assistente capo Stefano Rattazzi e l'operatore scelto Domenico Caruso. Grazie. Mi giro perché c'è una bellissima immagine di San Michele Arcangelo, di assegnare il premio San Michele Arcangelo, che è un riconoscimento che ogni anno la Polizia di Stato conferisce a coloro, alle persone che si sono distinte per quei valori sani. Ne abbiamo parlato sinora, la solidarietà, la legalità, l'altruismo e abbiamo detto l'amore per gli altri. E quest'anno a consegnare il premio saranno due grandi campioni, due campioni olimpici delle Fiamme Oro. Cominciamo con Livio Berruti. E Martina Grimaldi. Il 2010 è stato un anno bellissimo perché i mondiali di nuoto in acque libere che si sono svolti in Canada a Roverball, vero si dice così? Sì. Hai vinto la medaglia d'oro nella 10 km di fondo. Qual è stato il primo pensiero, dopo aver tagliato un traguardo così faticoso, il primo pensiero che è venuto in mente? Ma più che toccare il tabellone d'arrivo mi sembrava di toccare quasi il cielo. Ero veramente felice e lì ho capito che vale la pena sempre lottare per raggiungere un sogno. È abbastanza. In quel momento lì è arrivato questo pensiero. È abbastanza lottare per raggiungere un sogno. Qui abbiamo un ragazzo che è meglio noto come l'Angelo, che festeggia questa sera nel San Michele della Polizia di Stato, su questo palco con tutti voi, un 51esimo compleanno, 51 anni li porta benissimo infatti, perché era 51 anni fa. Li porti benissimo, Livio. No, meno male, speriamo. Ma sai, io non li sento, fin quando gli altri lo vedono che è positivo va bene. Soprattutto è importante però trasmettere agli altri sempre il messaggio con cui noi abbiamo fatto le nostre avventure sportive, questo è determinante. Com'è stata fatta quell'avventura sportiva? È stato fatto con amore. Vecchioni parlava di amore, però c'era anche un altro sentimento molto importante, ed è il rispetto. Rispetto delle regole, rispetto degli avversari, rispetto degli altri, ed in fondo il sentimento della Polizia di Stato. Noi di vedere quell'arrivo non ci stanchiamo mai. Livio Berruti, 51 anni fa. Allora, Livio e Martina, a voi il compito di premiare i vincitori di questa terza edizione del premio San Michele Arcangelo, ricordando che i poliziotti premiati sono stati segnalati da tutti i loro colleghi sul portale Doppia Vela della Polizia di Stato. Tutti i poliziotti che voi conoscete, hanno votato tutti quanti, hanno deciso di assegnare questo riconoscimento per l'impegno solidale nel tempo libero, che non è mai tanto quello di un poliziotto, ai loro colleghi che si occupano di doppia vela solidale e di ippoterapia. Ed eccoli qua, i poliziotti che abbiamo conosciuto con le loro storie, Violante Marano, Stefano Rattazzi e Domenico Caruso. E a questo punto è il momento della consegna. Sì, per il momento della consegna noi dobbiamo invitare sul palco l'uomo che ha ideato, voluto fortemente questo premio, il San Michele Arcangelo, è il prefetto Antonio Manganelli, il capo della polizia. Grande capo.
come il famoso film, un abbraccio lungo un giorno. Un abbraccio lungo un giorno. Allora, dottor Manganelli, adesso alla sua presenza consegniamo i premi a coloro che hanno vinto il premio San Michele Arcangelo, e quindi ecco la consegna dei premi, sarà fatta da Livio Berruti, e prego, prego, date pure, così avviene la consegna. Eccoli. Grazie, e Martina Grimaldi. Ecco. Le ali. Prego. Le ali di San Michele Arcangelo. Beh, le parole del nostro capo, prima di congedare i nostri premiati. Si vada. Beh, insomma, noi allora vi ringraziamo per... vi facciamo tanti complimenti e congediamo i nostri agenti premiati. Un grande applauso a loro. Grazie. E tanti complimenti, tanti tanti complimenti. E se possibile ci raccomandiamo, non perdete l'entusiasmo che vi ha portato ad essere un modello, non solo per i vostri colleghi ma per noi tutti. Grazie Livio, tanti auguri, tanti auguri. Arrivederci. Eccoci qua. Eccoci. Allora. Fabrizio, no, perché in questo momento dovete immaginare che l'emozione per noi, nell'avere, come lo chiamiamo sempre noi, il nostro capo sul palco, è tanta. E quindi, noi partiremo da una serie di domande. Io rubo la prima domanda a Fabrizio e chiedo al nostro capo questo premio che è cresciuto nel tempo, questo premio che è partito dalla prima edizione e che mano a mano amplia le proprie ali sulla sua polizia. Sì, in effetti il premio che diamo nel giorno del nostro onomastico, insomma, nel giorno in cui ricordiamo il patrono della Polizia di Stato e quindi ricordiamo le iniziative di vicinanza, di prossimità, di legalità, di predisposizione verso la cura, l'attenzione verso il cittadino. Noi ci piace sottolineare questo aspetto perché in genere il poliziotto è visto nella sua veste di investigatore, di gestore dell'intelligence, di antiterrorista, oppure di gestore dell'ordine pubblico, e come quello degli stadi, come quello che troviamo in mezzo alla strada per il controllo delle autovetture. In effetti poi queste donne, questi uomini hanno delle straordinarie risorse, come avete visto i poliziotti premiati, ma ce ne sono tanti altri autori di quelli che io chiamo atti proprio di eroismo quotidiano, ma di tutte le forze di polizia, non solo della Polizia di Stato, che si esprimono con delle iniziative fuori dall'orario di servizio, di volontariato, straordinarie, di amore verso il prossimo. Allora, almeno una volta l'anno ci piace ricordare questo aspetto, quello che è dietro le quinte del poliziotto noto come sbirro, si dice, sbirro. E quindi per questo preferiamo dedicare a questo aspetto una giornata come questa. Dottor Manganelli, parliamo di solito di contrasto alla criminalità organizzata, di confisca di beni alla mafia, di arresto di pericolosi latitanti, no? Questi di solito sono stati nell'ultimo anno i maggiori successi della Polizia di Stato. Però insomma sappiamo che questi sono valori rafforzati proprio dal concetto di prossimità della Polizia. Sì. Quanto è importante per voi? Ma sai, noi veniamo da un anno di straordinari successi, ma non della Polizia di Stato soltanto, di tutte le forze di polizia, della magistratura, del sistema sicurezza del Paese. Veniamo da un anno in cui sono stati raggiunti risultati nella lotta alla criminalità mafiosa, nella prevenzione del terrorismo, anche nella gestione dell'ordine pubblico, dove il poliziotto a volte viene visto erroneamente da chi protesta come la controparte. Il poliziotto invece è il garante della protesta, il garante del dissenso, è quello che sta nelle strade proprio per garantire democraticamente i valori di legalità, il rispetto dei cittadini che non hanno bisogno, non hanno voglia di protestare, e il diritto invece di manifestare il dissenso dagli altri. Però accanto a questo la voglia dei tutori, come si dice, ma è brutto questo termine, tutori, delle forze dell'ordine, degli uomini, delle donne, delle donne, degli uomini che gestiscono
la sicurezza nel nostro paese, il valore aggiunto è proprio quello di offrire una solidarietà, una vicinanza, una manifestazione di prossimità, per l'appunto. Allora ci piace sottolineare la prossimità proprio nell'evento che ricorda un patrono che ha fatto proprio della prossimità, della cura della legalità, della tutela della gente, la ragione per cui credo poi sia diventato santo. Ora non è che uno pretende che tutti i poliziotti un domani arrivino a questo, senza arrivare a questi eccessi. Fabrizio, ringraziamo il nostro capo. Grazie capo. Grazie, tanti auguri e buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Dottor Manganelli. Dottor Manganelli, chiedo scusa, abbiamo dimenticato una premiazione. Sì. È vero? Capo, chiediamo scusa. Chiediamo scusa. Sì. Abbiamo dimenticato una premiazione che era prevista. Scusate, abbiamo dimenticato una premiazione, dobbiamo premiare uno scugnizzo. Niente, da riga che non è successo niente. Chi l'avviente, che sto rumore ambiente, che si sente, ma noi non ci fa niente. È solo una serata e male tempo, sì, ma tanto. E si c'è da mamma tutta quanta, nessuno ci fa niente, nessuno ci fa niente. Stasera uno scugnizzo e per premiare un artista della vita, il direttore delle relazioni esterne della Polizia di Stato, il dottor Maurizio Masciopinto. Quest'anno il premio San Michele viene attribuito dal capo della Polizia a una personalità che abbia caratterizzato la propria vita personale con l'ispirazione ai valori che sono quelli fondanti della Polizia. Quest'anno abbiamo una piccola variazione sul tema. È l'intero Dipartimento che ha voluto assegnare questo premio a una personalità che ha basato la propria vita, in particolare quest'ultimo periodo, a valori quali il coraggio, la tenacia, lo spirito di servizio e la capacità di fare squadra. Premio speciale di quest'anno al prefetto Antonio Manganelli. Claudio è un amico che ci ha aiutato nella sorpresa. Claudio Martone consegna
il premio San Michele Arcangelo al prefetto Antonio Manganelli. Questo io... Dunque, questa, come potete immaginare, è una sorpresa per me, è una sorpresa nella sorpresa, è la presenza del mio autore, compositore, cantante, eccetera, preferito, che è Claudio Mattone, che ha legato la sua vita, secondo me, ad alcune delle più belle canzoni della musica italiana, e poi è l'autore e il gestore di Scugnizzi, che io ho visto soltanto 8 volte, aspetto la nona. Grazie. Tra l'altro, grande capo. Volevo ricordare Luna, che è stata l'interprete femminile di Scugnizzi. È la prima volta che io do un premio in vita mia. È una bellissima cosa, è una bellissima sensazione. Noi vogliamo, Fabrizio, ringraziare Claudio Mattone e dirvi che stasera proviamo una soddisfazione speciale. Non gli sfugge niente, ha gli occhi pure dietro la nuca e abbiamo fatto tutta la serata a dire se ne accorge, non se ne è accorto, grazie! Per una volta non se ne è accorto, grazie! Una sola! Grande, grazie. Grazie capo. Grazie capo. Grazie a Claudio Mattone. Grazie al dottor Maurizio Masciopinto, che c'ha, grazie a Claudio Mattone e ai suoi Scugnizzi. Non se ne è accorto, vedi Fabrizio, non se ne è accorto, meno male. Ha fatto finta di non accorgersi. Ha fatto finta, ecco, forse. Frizzi, saluto Bibi Ballandi con la signora Lella. Bibi Ballandi, Fabrizio lo conosce molto bene, insomma, ha più ragione lui di me. Ha fatto finta di non accorgersene il capo. Fabrizio mio. E adesso è un momento che sicuramente a te piacerà molto, perché tu sei un'appassionata di grande danza, no? È un momento di grande valore, di grande danza. Non danzerà Fabrizio Frizzi. Altrimenti non sarebbe un momento di alto valore, di grande danza. Anche se lo conosciamo comunque come un grande ballerino. E al Teatro Comunale di Ferrara abbiamo invitato una grande étoile, un'étoile di compagnie prestigiose come il London Festival Ballet, il Teatro alla Scala di Milano e l'Opera di Roma. Chissà se ha mai ballato su questo palcoscenico. Ma noi facciamo prima a chiederglielo, perché questo grande uomo di danza è Raffaele Paganini. Eccolo, grande Raffaele. Allora, la solidarietà nella danza, è importante anche questo, perché... È importantissima la solidarietà nella danza, perché noi poveri danzatori abbiamo bisogno di tanto, e quindi i danzatori che hanno bisogno di tanto, per ricevere devi sicuramente saper dare, saper regalare. E noi credo che gli artisti, specialmente i danzatori, siano capaci di dare. E io credo che un po' tutti quanti i danzatori abbiano questo, come dire, questo piccolo privilegio, il fatto di poter dare sempre qualcosa al pubblico, sempre qualcosa a qualcuno. Tu, Raffaele, fra poco tornerai in teatro con uno spettacolo che è andato già benissimo la scorsa stagione, che si intitola Diario di un americano a Parigi. Come si scrive un passo di danza su un foglio di un diario? Fabrizio, ma questo è un po' a tradimento. Allora, un passo di danza su un po'... si scrive così. No. Quello è il tuo diario. È il mio diario personale, infatti io interpreto Gershwin attraverso il mio diario personale. E se tu ora ci regalassi una pagina, tutta intera però, sì, di questo diario? Molto volentieri. Possiamo chiederlo? Sì. Raffaele Paganini! Grazie. Thank you.
grazie a Raffaele Paganini. Bravissimo. Bravissimo. Noi non scriviamo pagine di diario così. So che vuoi rimanere sola, prego. Sa che voglio rimanere sola. Allora, sola è un fatto completamente relativo, perché i maestri che pregherei, so che magari non si fa, ma di alzarsi in piedi per prendere l'applauso del teatro, insieme al maestro Billy, è la banda musicale della Polizia di Stato, ed è una banda che è un'orchestra, nel senso più vero del termine. Da 70 anni la banda musicale della Polizia di Stato, vedete, noi stiamo parlando di gioco di squadra questa sera, regala gioco di squadra ovunque vada a suonare nel mondo. Questa sera, tanto per ricordarci e per rinnovare la memoria che in un importantissimo Columbus Day è stata la banda musicale della Polizia di Stato a suonare a New York, ci porteranno a New York, per la precisione a Broadway, con un Broadway Night che è stato arrangiato dal maestro Billy, e al sassofono c'è il maestro Gabriele Francioli. Siamo in vena di dediche questa sera, il capo ci ha insegnato a dire la parola sbirro, e noi dedichiamo questa Broadway Night ad un grande sbirro, Vito Cunzolo.
Lo aveva promesso, torna a trovarci Noah con una canzone che reinterpreta un grande classico della tradizione napoletana dal suo ultimo disco Noapolis. Era di maggio. Noah. Accompagnata dal maestro Gildor, Noah, era di maggio, Noapolis. Allora, questo grande, grande amore per Napoli, com'è nato? Con me. Non è un segreto che io amo molto l'Italia. Per gli ultimi 20 anni ho avuto l'onore di fare tanti concerti qui nel vostro bellissimo paese. Questo progetto è Noapolis, è realizzato da me con Gildor, con il fantastico Soli String Quartet di Napoli. È un omaggio della bellissima eredità musicale
napoletane da voi, e per me questa canzone è del livello più alto artistico che c'è, e anche questo è un modo di dire grazie per avermi accettata e abbracciata tutti questi anni. Noa, la italianissima Noa, questa sera con noi. Grazie, shalom. E siamo quasi, insomma, per arrivare al termine di questa terza edizione del premio San Michele Arcangelo. E adesso, come tradizione, invitiamo sul palco per un saluto il ministro dell'Interno, Roberto Maroni. Ministro, buonasera. Allora, intanto un buon San Michele Arcangelo, prima di tutto. Noi abbiamo raccontato storie di grande amore e di grande solidarietà. A lei arrivano storie sempre da risolvere, molto più intricate e più complesse. Ecco, come vive da ministro questi valori che ha visto questa sera sul palco? Ma nei confronti di queste storie, di queste persone, di questi agenti della polizia, vivo con ammirazione e riconoscenza. Ammirazione per quello che fanno, non solo nell'attività di servizio, ma come si è visto stasera, fuori dall'orario di lavoro, si direbbe fuori servizio. E riconoscenza perché questo impegno sociale che attuano anche al di là del dovere, dei doveri di ufficio, testimonia il sentimento che anima gli uomini e le donne della polizia, che è quello di essere vicini ai cittadini per risolvere i loro problemi, per aiutarli a risolvere i loro problemi. Questo è lo spirito che dimostra quanto sia il valore degli uomini e delle donne, della polizia, di tutte le forze dell'ordine, e che io credo tutti i cittadini italiani debbano riconoscere. Ecco, infatti le volevamo chiedere come vorrebbe che fosse percepita dai cittadini la Polizia di Stato. Come una forza amica, come qualcuno che è lì per aiutare e non come, ha detto il capo della polizia, come la controparte nella gestione dell'ordine pubblico, che è la cosa più complicata e difficile che c'è. La polizia italiana ha dimostrato e sta dimostrando di essere la migliore al mondo. E questa percezione di qualcuno che è lì per garantire la tua sicurezza, anche se tu sei lì a dimostrare, non è la controparte, è lì a garantire la sicurezza tua e di tutti gli altri cittadini. Ecco, questa forza amica, questa dovrebbe essere la percezione che tutti i cittadini hanno della polizia, e credo che sia la percezione più diffusa che c'è, perché poi è l'azione che la polizia fa, che le forze dell'ordine fanno, non solo nell'ordine pubblico, ma come è stato ricordato, nel contrasto al crimine organizzato, nel contrasto al crimine di strada, tutte le immagini, tutte le volte che nei telegiornali viene mandata un'operazione di polizia, il sentimento che viene percepito, ne sono convinto, dai cittadini, è quello appunto di una forza amica che ti difende in ogni momento della giornata. Grazie, ministro. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Grazie. Buona festa a tutti. Grazie. È davvero buon lavoro. Allora, noi andiamo a chiudere questo San Michele Arcangelo con un artista che è di casa, perché questo artista che vi presentiamo ora è di Ferrara. Si divide tra la comicità e un eccellente uso del sassofono. Ci emozionerà con un omaggio a tutti gli uomini e le donne della polizia, a tutti quegli agenti delle scorte che per compiere il loro dovere altissimo hanno pagato un prezzo altissimo, quello della vita. Accompagnato da Fabrizio Foschini alla tastiera, in Per la bandiera, Andrea Poltronieri.
io sono qui per la legge. O meglio, noi siamo la scorta. Proteggo un uomo importante, gli apro e gli chiudo la porta. Questo mestiere mi ha scelto. Almeno ho un lavoro sicuro, perché ho una moglie ed un figlio e devo pensare al futuro. Almeno finché ne avrò. Conosco il bene ed il male, distinguere il bianco dal nero, e se ogni tanto ho paura è perché mi sento straniero in un paese che guarda, che è complice ed impotente, che tace e piega la testa. È triste morire per niente, senza motivo, così. Sento uno strappo di tuono in questo sabato sera, sassi ed asfalto nel cielo, di fuoco rosso e lamiera. Non sento male, è un istante, ma ora il futuro è chimera. E tutto questo per niente? No, per una bandiera. Grazie, prima di ringraziare per concludere questa serata, perché questa serata ha permesso a tutti noi qui nel Teatro Comunale di Ferrara, a tutte le persone che ci seguono, grazie a Rai 1. Certo, e salutiamo il direttore di Rai 1, Mauro Mazza, che è grazie qui con noi questa sera. Noi. Grazie direttore. Ecco, direttore, grazie alle telecamere di Rai 1 sono arrivate nelle vostre case le voci e il valore di questi uomini e donne della Polizia di Stato. Noi li ringraziamo tutti, senza il loro aiuto noi non avremmo potuto fare questa serata. Vogliamo ringraziare per tutti loro il capo della Polizia, il prefetto Antonio Manganelli, grazie. E come amiamo sempre dire in conclusione, buon San Michele Arcangelo e viva la Polizia, sempre. E concludiamo con il nostro inno nazionale, il canto degli italiani.